Sì, silenzio. Fra poco partiamo. Vincenzo Vitiello presenta Terzo Tempo, il venerdì alle 20.
Buonasera a tutti, ben ritrovati per quanto riguarda Terzo Tempo, Rotocalco Terzo Tempo. Ma questa è una nuova trasmissione, un nuovo formato di Terzo Tempo, parte da oggi con tanti qualificati amici che partecipano alla trasmissione, partirò oggi per dare così un'impressione a caldo delle nostre partite di Napoli. A volte si dice che le impressioni a caldo non sono quelle che magari sono le più. Bisogna stare per pensare tranquillamente e valutare poi il giorno dopo le cose come vanno. È vero, secondo me è vero al 50%, perché al 50%, le pressioni a caldo a volte innanzitutto lasciano impresso alcune cose della partita, impresse. Poi dopo col tempo si valuta, però è un pochettino come il mestiere del giornalista, cioè qual è il mestiere del giornalista? Quello di raccontare quello che vede e quindi più che analizzare, raccontare quello che vede, quindi cosa migliore è non dire quello che io ho visto, quello che noi abbiamo visto stasera e quello che vedremo in seguito. Un nuovo format è questo anche, un nuovo format, è questo anche in proiezione futura, perché il Napoli sarà impegnato in Europa League, sarà impegnato ancora in campionato, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi è molto importante. Non mi voglio dilungare. Vagamente presento gli ospiti, poi si presenteranno magari loro ancora. Avremo modo di presentarli nel corso della trasmissione. Ho con me, subito vicino, Carmine Restuccia. Buonasera, Carmine. Ciao Vincenzo, buonasera a tutti. Ho Pasquale Spera, il nostro medico. Noi abbiamo una squadra, uno staff, dello staff di Terzo Tempo. Pure noi abbiamo il medico, è Pasquale Spera. Non sia mai qualcuno si infortuni. Buonasera a tutti Dove quanti. si Come Pasquale Spera. stai? Poi ancora. Sono io il fortunato, Pasquale. Salve. Come? Sono Poi io il abbiamo fortunato. Siamo tutti fortuna. quanti infortunati qua in vela, pure io ho preso Covid. Non ne parliamo, non ne parliamo. Lasciamo stare che io non Purtroppo, solo sono, non so, cioè, fortunatamente. non solo sono fortunato perché voglio sempre eccedere in tutto, ragazzi. Mi sono beccato il Covid e la vaccinazione insieme. Io ho fatto la vaccinazione con il Covid, quindi non vado a spese. No, cioè non vado a spese, sto stando. Ma allora, melius abundare quam deficere, si dice. Allora, Fortunatamente ci siamo vaccinati tutti quanti, quindi almeno abbiamo esatto, cercato di esatto. parare il colpo. A seguire Francesco Esposito. Buonasera, Francesco. Buonasera a tutti. E il nostro Marco Bruttapasta è un avvocato. Allora, ragazzi, è vero che noi ci tuteliamo come salute e quindi abbiamo un medico, ma ora ci tuteleremo anche come a livello legale. Insomma, state attenti a quello che dite perché noi abbiamo un legale, ma un legale doc, di spessore. Benvenuto Marco Bruttapasta. Buonasera, ma sicuramente per quello che diremo non c'è bisogno dell'avvocato, almeno È lo stata una, sperate. ba è stata una Almeno battuta. oggi, almeno No, oggi non, oggi siamo un po' più allora tranquilli. io vi dico una cosa, magari tutte le puntate fossero come quelle che faremo oggi, magari. Allora, a seguire Antonio Miele, che ha praticamente una notevole esperienza in campo giornalistico, in campo televisivo, fa trasmissioni. Buonasera Antonio, benvenuto. Buonasera a te, grazie per avermi invitato e saluto anche tutti gli amici che ho il piacere di conoscere da qualche giorno, Buonasera. grazie al Napoli, proprio grazie al nostro Napoli. Quindi... Ma voi non sapete che non può mai mancare con me il mio più grande amico Claudio Mellone. Noi ci conosciamo da illo tempore, però c'è tra di noi una stima e un'amicizia che non si può descrivere. Non lo dico perché non ci crederete. Grazie Claudio, ma è inutile che te lo dico, grazie, come sempre. Buonasera a tutti, grazie a te Vincenzo, grazie a voi per avermi voluto in questo gruppo e soprattutto mi piace ricordare che quando Vincenzo fa una cosa è come Pelé, gli piace farla bene, si pre prende più Speriamo. cose insieme. Prima è come Maradona, Claudio. Maradona ce l'avevo sempre. Ecco, cominciamo il diverbio, Maradona Pelé, eh? Vabbè, vabbè. Per me conta No, no. solo questa persona qua.
E pure per me, no, allora io per me a livello calcistico non si discute nemmeno, io non lo chiamo nemmeno più col cognome, non lo chiamavo prima, non lo chiamo ora col cognome, per me è Diego e basta. Unico essere, unico giocatore, unico, il più grande giocatore di tutti i tempi e credo che non resterà a lungo per sempre. Detto questo, è d'obbligo un minuto di raccoglimento. Allora, è d'obbligo un minuto di raccoglimento, un pensiero per Gianni Di Marzio. Gianni Di Marzio, la scomparsa ha lasciato basiti e sconvolti un po' tutti, perché Gianni Di Marzio, insomma, rappresentava con la sua napoletanità, rappresentava il calcio, rappresentava tante cose, ha scoperto da giovane, anche se non è stato lui a portare Maradona a Napoli, ma ha scoperto Diego nelle giovanili, quando già si vedeva che chi poteva diventare Diego, quindi ha avuto questo grande intuito, una grande figura che amava il Napoli, Napoli e il Napoli, e dispiace tantissimo che possa riposare in pace, cioè Gianni Di Marzio. Va bene, noi abbiamo minuti poi contati, devo proseguire. Ragazzi, non so se siete d'accordo, la notizia sensazionale di oggi, ce n'è una sensazionale, incredibile, è uno scoop enorme, è... Al 75esimo finalmente Di Lorenzo ha riposato 10 minuti. Cioè, finalmente l'alieno ha riposato 10 minuti, insomma. È una cosa, bisognava fare questo allenamento a porte aperte per far riposare un po' Di Lorenzo. È giusto. Riposi, perché ha giocato veramente tanto, sta giocando solo lui, era una vita che non Allora, se consideriamo che Di Lorenzo non ha giocato l'ultimo periodo, non ha saltato minuti in nazionale, ha giocato le amichevole, ha giocato nel Napoli, ha giocato tutto uguale. E io sfido chiunque a trovarmi un difensore con un rendimento tale, continuo, costante nel tempo, perché normalmente si hanno dei periodi di appannamento, tutti ce l'hanno, pure i più grandi campioni di tutti i tempi, anche Roberto Carlos, che era eccezionale, un terzino eccezionale, a volte faceva delle partite bruttissime. Di Lorenzo magari fa la partita meno bella, però non sbaglia mai. Standard. Allora, terza vittoria consecutiva in campionato per il Napoli, che liquida la pratica salernitana con 4 reti, sorpassa momentaneamente il Milan al secondo posto in classifica, dopo il primo tempo chiuso sul 2-1. Gli uomini Spalletti scacciano qualsiasi paura nei primi minuti del secondo tempo con la rete di Rahmani su assist di Mertens e il rigore di Insigne, dopo il fallo di mano di Veseli, costato all'albanese il rosso per doppia ammonizione. In 11 contro 10 i partenopei controllano totalmente il possesso palla e creano un altro paio di occasioni da rete senza riuscire a concretizzarle. Allora, partiamo da Carmine, diciamo così che la Salernitana in tutto l'arco del primo tempo, nonostante le defezioni, nonostante tutto il pregresso che c'è stato, stava reggendo abbastanza bene. Poi dopo diciamo che è riuscita a tenere per una ventina di minuti botta, poi il gol che hanno fatto, insomma, a mio avviso è un errore di posizione di Fabian Ruiz, perché se voi vedete la dinamica dell'azione è il centrocampista che deve andare a chiudere il giocatore di riferimento in quel momento che prende la palla in quella zona, a prescindere dalla posizione dei difensori. Ma c'è stato questo calcio di rigore alla fine, che poi ce n'era un altro su Mertens, a mio modesto avviso, tra parentesi. Anzi, forse era più rigore quello di Mertens che non il secondo rigore che abbiamo avuto con l'espulsione del giocatore, perché lì c'è un momento anomalo. È vero che lui sta con le braccia, ma fondamentalmente, ad essere sportivi, il tocco è prima sulla parte del petto e poi dopo tocca il braccio. Però è un rigorino, Carmine, è un rigorino.
è un rigorino, sì, perciò ti dicevo è molto più rigore quello su Mertens non concesso prima che non quello che abbiamo avuto poi la compensazione. Sinceramente è una partita che non è molto giudicabile sia per quanto riguarda l'avversario in sé per sé sia soprattutto per come si sono naturalmente presentati qui in condizioni meno mate ancora di più però l'importante è aver vinto e andare avanti e aspettare stasera l'esito di Milan-Juve che per quanto mi riguarda anche se posso essere io già ve l'ho scritto nel gruppo è vero che il pareggio potrebbe andare bene ma paradossalmente sarebbe meglio per noi la vittoria del Milan in modo tale da staccare ancora di più la Juventus in considerazione del fatto pure che avendo lo scontro essendo in vantaggio nello scontro diretto c'è un ulteriore punto in aggiunta quindi iniziamo prima a come dire staccare quello che è il quinto posto per poi guardare oltre. Perfetto Carmine, davvero perfetto, ottima disamina. Allora Pasquale, per quanto possa valere una vittoria del genere oggi, può valere, io credo innanzitutto per il morale, ma il morale non tanto per il punteggio, il morale nel senso che il Napoli sta recuperando un po' tutti, ormai aspettiamo solo il ritorno di Anguissà e di Koulibaly, che tra l'altro volevo fare un attimo una su questo nome il Napoli ora si sta parlando degli acquisti di Oliveira del Getafe eccetera eccetera le ultime notizie sono che per quanto riguarda giugno dovrebbe essere un affare molto ma molto possibile ultimissime notizie si dice non so con quale esito, ma si sta cercando di portarlo a gennaio. Io non ci credo. Comunque, no, nemmeno io. Vincenzo, Napoli come sono? Io volevo dire un'altra cosa, a prescindere da questi acquisti, il mercato di gennaio, eccetera. Noi, la prima cosa che De Laurentiis, la società, dovrebbe fare è il riscatto di Anguissà. Proprio la prima cosa in assoluto, perché Anguissà è stato il giocatore che ha dato geometria totale al centrocampo del Napoli. Quindi la prima mossa che il Napoli dovrebbe fare è proprio il riscatto di Anguissà. Carmine, perdonami, hai perfettamente ragione, però io dico di più, non solo dal punto di vista tecnico, anche dal punto di vista della plusvalenza, quello che a cui assolutamente. Assolutamente. Noi ci siamo, il Napoli diciamo fortunatamente si è ritrovato un centrocampista che noi desideravamo in campo, cioè noi desideravamo avere proprio quel centrocampista, ce lo siamo trovati e quindi non solo dal punto di vista tecnico ma anche di plusvalenza, va assolutamente Carmine, va assolutamente riscattato. Perfetto. Assolutamente. Allora, anche perché se vuoi giocare con un centrocampo a due uno dei due giocatori deve avere proprio le caratteristiche che ha Anguissà. Anguissà deve coprire e Fabiano deve, come sta facendo adesso lo botte che sta esattamente e Fabiano sta facendo il regista. Allora Pasquale, io faccio il giro integro, quindi hai nominato Lobotka, questo è un altro giocatore incredibile, io nel senso che io l'anno scorso allora davvero avevano ragione chi criticava Gattuso, aveva ragione chi criticava, no, perché rispetto all'anno scorso è un fenomeno. Cioè praticamente io lo definisco una doppia definizione, metronomo, ma anche regista offensivo, quindi incredibile. Vai Pasquale, poi facciamo, vai. Allora, ma non solo è stato rivalutato Lobotka, sono stati rivalutati Elmas, che sta facendo un grande campionato, è stato rivalutato lo stesso Mario Rui, che l'anno scorso tutti quanti criticavamo e che Gattuso aveva messo fuori squadra, non si sa per quale motivo.
Solo Meretti deve essere rivalutato, ma pian piano Spalletti lo sta facendo giocare. Oggi gli ha dato fiducia, preferendolo alla spina che è rientrato. Diciamo che Spalletti ha rianimato un po' tutta la squadra dell'anno scorso, una squadra che era un'ottima possiamo squadra. Possiamo dare quindi, Pasquale, un grande chapeau a Spalletti, contrariamente questo, a qualche ma voce questo, fuori. Ma questo è la palissiana, che Spalletti ha fatto un grande lavoro. Perché tutti quanti avevano esaltato Gattuso, non so per quale motivo, invece lui aveva perso 9 partite, di cui 4-5 in maniera quanto indecente. Invece che la Spalletti, adesso possiamo dire che forse ha sbagliato solo la partita con la Fiorentina di Coppa Italia, ma c'ha la giustificazione che parecchi giocatori rientravano dal Covid e parecchi giocatori erano infortunati. Antonio Biele, allora che sensazioni hai per questo Napoli che, ripeto, oggi non si può, sì, si gioisce per il risultato, si gioisce per il recupero, però la Salernitana era in quelle condizioni lì, cioè praticamente ha fatto una, più di questo non poteva fare con tutte le sue defezioni. A te la parola, Antonio. Sì, ti ringrazio intanto per avermi invitato in questo gruppo, ti ho già ringraziato prima, lo rifaccio adesso, e volevo ringraziare anche tutti gli amici che stanno parlando, che è un piacere ascoltarvi, perché vedo che siete tutti competenti, quindi grazie doppiamente. Allora, avete detto tante cose interessanti, allora troviamo qualche punto critico in questa partita, perché parlarne bene è molto semplice, una partita vinta. Il Napoli che si è sonnato. No, e qualche punto critico intanto è il gol preso, perché un gol del genere dicendo, Antonio, non si può prendere. 20 minuti di... Però dobbiamo pure ammettere che è stata una bella azione, condotta da Obi, è stata una bella azione, però si poteva evitare, perché c'è stato un errore complessivo lì di reparto per la difesa e poi del ritorno di Fabian Ruiz. Sì. E poi altro punto critico per me è qualche occasione di troppo sprecata. Questo è forse uno dei punti critici di questo Napoli, un po' in tutte le partite. Abbiamo una percentuale realizzativa che normalmente si attesta intorno al 10-12%. Per essere squadra di vertice bisogna avere almeno un 20-25%, perché non si può creare 20 palle gol per buttarne dentro uno o due in ogni partita. Questo è uno dei punti critici, e quindi va lavorato su questo punto. E Spalletti più volte ha sottolineato che la cattiveria che mette in campo il Napoli a volte è poca rispetto a quello che vediamo in altre squadre. La cattiveria nella finalizzazione, perché esattamente quella cattiveria. Allora, sono molto ballerini. Posso fare una domanda di finalizzare? Allora, scusatemi un attimo. Allora, siamo veloci, così facciamo più giri. Marco Bruttapasta. Allora, già il fatto di vedere un Mertens ispiratore, regista, è un grande vedere, perché Mertens oggi ha fatto degli assist incredibili. Quindi è giusto quello che ha detto Antonio, che ci vuole un finalizzatore, perché noi il Napoli crea qualcosa come 15-20 azioni da gol, eccetera. Però non credi che con recuperando appieno Osimhen metteremo a posto anche questo aspetto? Perché qua ci voleva praticamente di non andare sempre via centrale con la palla lunga, perché loro giocavano stretti. Qui ci voleva più Petagna, che praticamente magari di testa. Antonio, Spalletti l'ha fatto giocare non per questo, l'ha fatto giocare per recuperarlo, per mettere minutaggio nelle gambe, capisci? Sì, ma sicuramente. Se posso, allora, Osimhen purtroppo da 2 anni ha troppi problemi fisici, non per sua sfortuna, tra Covid, l'infortunio che c'è stato a Milano. Per me è un grossissimo giocatore, un attaccante veramente forte. Quindi nelle prime 8 partite di campionato, quando non ha avuto problemi, quando ci sono state le 8 vittorie consecutive, e veniva definito addirittura un fattore nel campionato italiano. Quindi penso che con il suo pieno recupero non avremo grandi problemi dal punto di vista della finalizzazione, perché Mertens, per quanto abbia trovato un rendimento brillante, sinceramente anche superiore a quello che mi aspettavo, vista l'età, visti i trascorsi prima dell'operazione, comunque un giocatore che magari quando la squadra è un po' sotto ritmo o trova squadre chiuse può andare in difficoltà. Piuttosto penso che partite tipo questa, ma dico in ottica futuro, perché sarà una mia deformazione, ma mi proietto sempre al futuro anche come stagione, come mercato, deve far riflettere seriamente la società su come andrà sostituito a luglio
Insigne, perché io ho sentito con grande superficialità molti dopo Bologna, una bellissima doppietta, una bellissima prestazione, però dire con troppa facilità vabbè adesso ci sarà Lozano che sostituirà Insigne. Hanno caratteristiche Marco, completamente diverse. Insomma, Marco, allora, fammi completare per favore, altrimenti ci accavalliamo non il completo. Allora, chiaramente non si potrà trovare il clone di Insigne, si può giocare anche in maniera diversa, però il discorso è questo: Insigne non è che andiamo a sostituire Maradona, ma non andiamo a sostituire neppure un giocatore normale. Quindi sto sentendo il Napoli prenderà Zerbin e lo metterà in rosa, sposterà Lozano a sinistra, mi sembra come se stessimo sostituendo, scusate il termine, l'ultimo dei fessi. È un giocatore Insigne, ripeto, non è Maradona, non è Baggio, non è Totti, però è un giocatore che anche oggi si è visto, ti mette due volte almeno a partita davanti al portiere. Quindi Spalletti secondo me ha dato anche un bel segnale sostituendo Lozano al 45esimo. Di solito si dà un quarto d'ora dall'inizio del secondo tempo per sostituire, eravamo sul 2-1, l'ha sostituito Lozano tranne i primi sei mesi dell'anno scorso in rapporto a quello che è stato pagato, purtroppo è stato deludente e io penso questo è un giocatore che nella rosa ci può stare assolutamente, caratteristiche, ha dei limiti e ha dei pregi, però pensare che di colpo l'anno prossimo vabbè c'è Lozano al posto di Insigne sinceramente mi fa rabbrividire, non so che ne pensate. Sì, ma grazie per la difesa, avvocato. Hai perfettamente ragione. Avvocato, grazie per la difesa. Io credo che siano due giocatori con caratteristiche completamente diverse, quindi come si sostituisce? Non, secondo il mio modestissimo parere, non si sostituisce con un nome, ma con un modulo. Nel senso che praticamente Insigne ha delle caratteristiche quale cioè fa i raccordi tra i reparti, è un assist man, tiene la squadra unita, tante cose, cioè, ora, di fatto lui è stato il nostro regista, solo che è partito dalla fase, esatto. Lo so, si dovrà trovare un altro tipo di gioco. Dove magari sulla fascia sinistra si potrebbe prendere qualcuno che è più portato al cross, per esempio un Elmas cross di più di Insigne. Io penso che Zerischi sulla fascia un centrocampista in più non sarebbe male, pure Zerischi a limite. Vabbè, vediamo cosa ne pensa Francesco. Dimmi, pronto Pasquale. Cosa volevi chiedere? Dimmi. Pasquale, non senti. Pasquale? No, io penso Zerischi e poi un centrocampista in più. Io non sono d'accordo per Zerischi su quella posizione. No, nemmeno io. Non ti sentiamo, devi attivare il microfono. Forse c'è il microfono. Riattiva il microfono, Pasquale. Vai, Francesco, su questo argomento. Allora, dicevo, comunque, io non sono d'accordo perché Zielinski non è quel tipo di giocatore che è in grado di andare via sulla fascia e mettere la mezzala. Più da mezzala, sì. Io penso che la sostituzione di Insigne potrebbe essere Lozano, però Lozano è un giocatore diverso da Insigne, quello il discorso, anche se io lo vedrei bene a sinistra perché poi lui rientrando sul piede forte potrebbe mettere cross o cose del genere rispetto a Insigne che molte volte rientra dal campo e fa un po' Lozano è un giocatore che fa messo il pallone in profondità perché lui corre dietro al pallone, invece Zerischi almeno alla fine di girarsi a tirare. Non ha quella progressione nel poter portarsi via il giocatore dietro, cioè solitamente Zielinski lo fa, ma fa quel pendolo avanti e indietro. Pasquale, sono d'accordo con Francesco, non vedo Zielinski in una mezzala, non credo che possa fare una cosa del genere. No, perché però, qua parliamo di un esterno sinistro d'attacco. Allora io vi voglio dire che Lozano nel PSV cominciò a giocare molto bene come ala destra, sulla destra, però videro che giocava bene ma realizzava poco, dopodiché Lozano è esploso, l'hanno fatto passare da destra a sinistra, esatto, è stato preso Enzo quando fondamentalmente si pensava già che Insigne andasse via e quindi esatto. Quello era lo scopo dell'acquisto di Lozano, quando c'era quella trattativa
con Insigne, se non mi sbaglio, si parlava dell'Atletico Madrid. Sì, perché sì, c'era, sì, c'era ancora Raiola, no? All'epoca come rappresentante. Sì, sì, sì. Sì, 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 sì. Allora, ora passiamo la linea a Claudio, proprio, no, lo dico proprio a Claudio. Claudio, praticamente Insigne va via, io credo che un altro, come accade nel calcio, tutti i giocatori sono diversi l'uno dall'altro. Un altro Insigne non lo si potrà avere, non lo si potrà sostituire nel modo come gioca Insigne. Che Insigne è un uomo squadra, l'ho detto prima, è un uomo che cura tutti i raccordi, è un uomo che addirittura fa il difensore aggiunto, raddoppio, non solo lateralmente raddoppia, ma addirittura al centro dell'area risolve alcune situazioni di piede. Cosa ne pensi, Claudio? Il problema è questo: ha fatto una scelta. Avendo fatto una scelta di vita comprensibile in tutti i suoi termini. Ora, sostituire Lorenzo in questa squadra non è affatto facile. Io vi ho ascoltato, ho sentito di tutto di più di quello che avete detto, ma ricordiamoci una cosa, che comunque da adesso fino alla fine del campionato non saranno certo questi i nomi che rimarranno in questo lungo elenco di calciatori che il Napoli prenderà. Ne sentiremo almeno altri 200. Se partiamo dalla partita di oggi, vi ho ascoltato con attenzione quando avete parlato di Zielinski. Zielinski come esterno sinistro va bene in un 4-3-3. E questo stavo dicendo, Claudio, ma se parlare. No, scusami, non avevo afferrato che parlavi di cambio. No, non ho parlato, cioè volevo dire questo, un 4-3-3 con un centrocampista in più e Zielinski, allora, c'è un 4-3-3 puro, non un 4-4-3. Sul 4-3-3 ci ha già giocato Zielinski. Di moduli, non di tante, perché la tecnica dato... nessuno ce l'ha. Zielinski è l'unica però che nel 4-3-3 ha giocato con Sarri. E ha dato un sacco, sì. Lo Zaro, che lo Zaro ha dato che buoni frutti. Ha preso il pallone, è l'unico che stava giocando in verticale. Ha dato buoni frutti, però io lo vedo, scusate, lo vedo come un ripiego, ma non come una titolarità, sinceramente. Cioè, e allora deve comprare un altro giocatore, ma il Napoli non li compra mai questi giocatori forti. Noi compriamo allora, sempre le scarpe di allora la situazione del ripiego. Non abbiamo mai un acquisto fatto per me. Siamo un giocatore in prestito, non abbiamo mai visto. Vediamo l'ultima campagna acquisto che abbiamo fatto con Benitez, se ci ricordiamo. È rimasta bene. L'unica e su quella abbiamo campato gli ultimi 6-7 anni. Sulla campagna di Benitez si tratta. Allora, perfettamente d'accordo. Presidente, non è un presidente che calci i soldi per comprare i giocatori. Ci sono i giocatori per ottemperare a questa grave sostituzione. E Zielinski, Francesco parlava di ripiego. Lozano è una cosa, c'è un confusionario. Lozano di Black. Francesco parlava di ripiego ed è giusta la sua affermazione. Perché il 4-3-3 è uno schema che va usato contro determinate squadre che si arroccano e ti creano problemi. Quindi Zielinski in quella posizione può essere da Red Union per il centravanti che oggi non c'era. Perché se questa partita con il 4-2-3-1 fosse stato schierato dal primo momento o Petagna o Osimhen, il risultato sarebbe stato totalmente diverso, in positivo, e non si sarebbe fermato sul 4-1. Claudio, anche perché noi facevamo i cross e non c'era nessuno in mezzo, nessuna torre che c'era in mezzo. Infatti, se a un certo punto abbiamo visto infatti i cross non c'erano. Esatto. Allora, se Mertens durante la partita ha cambiato ruolo e ha fatto il trequartista, il rifinitore, l'uomo dietro la punta, che al momento non c'era. Quindi era come Cristo che predicava nel deserto, cioè al nulla. Quindi che cosa è successo? Quell'80% di possesso palla che è stato dato a termine della partita, quegli 850 passaggi consecutivi riusciti sono stati semplicemente un allenamento, quello di oggi, anche se durante il primo tempo tutto era, tranne che un allenamento, perché l'errore... ha fatto dalla tre quarti in su della Salernitana, dello schieramento del centrocampo del Napoli, con la collaborazione dello svarione difensivo fatto in quel momento, è stato semplicemente dettato da una rilassatezza totale
cioè quando si ha l'impressione di avere in pugno la squadra avversaria, è là che comunque bisogna riaccendere la lampadina, l'interruttore da on a off non deve mai staccarsi. Posso fare una domanda? Dimmi. Allora, secondo me, ma non per cercare il pelo nell'uovo, che dici che sono preciso, eccetera. Però a centrocampo un uomo in più, in un 4-3-3 con un medalista in più, il gol non l'avrebbero fatto. Perché noi avevamo un buco centrale con che era Lobotka, c'era Lobotka dietro e Fabian davanti. E non c'era nessuno dei due. In questi due ci si inserivano i due hobby e l'altra mezz'ora della Salernitana. Quella è stata l'unica forza del Napoli. L'interessante si può venire là. Quando parlo di complicità errata fra il centrocampo e la difesa, mi riferisco alla squadra allungata, perché in quel momento c'era una squadra lunga e non c'era l'interlocutore tra la difesa e il centrocampo che doveva esserci in quel momento. Comunque Fabian, stavano... che arriva in ritardo. Fabian stava avanti, esatto. Non potevo capire, c'era un buco in mezzo tra i due. E le due mezzale, Obbio e Bonazzoli, giocavano in quel buco là. E perciò ne abbiamo avuto il gol. Sì, Pasquale, Pasquale, andiamo un po' da Antonio Miele che ha parlato con sì. Bravo, mi sto ascoltando, però sto ascoltando, sì. E quindi si apprende molto di più ascoltando che parlando. Allora, teniamo presente però che non è facile tutto quello che è stato detto anche da Pasquale, giusto, e dagli altri. Teniamo presente che non è facile quando una squadra gioca con 11 giocatori dietro la linea della palla. Esattamente. Quindi, allora, io su questo punto vi dico che Spalletti quest'anno ci ha fatto capire perché è fallito il progetto Ancelotti e anche quello Gattuso. Perché aveva un progetto? No. Fatemi finire, perché c'erano due progetti che si basavano sul fatto che la coppia Manolas-Koulibaly era una coppia di ferro, invece in verità abbiamo visto che non lo era. E poi perché mancava l'uomo davanti alla difesa che riusciva a dare i tempi di gioco. Avevano inventato Fabian Ruiz in quel ruolo, ma non era il suo ruolo. Quindi Lobotka ci sta facendo vedere come gira la palla a centrocampo e come si dettano i tempi del gioco. Forse lo fa anche meglio di un certo signor Jorginho, che stava per diventare pallone d'oro. Questo c'ha dei tempi di gioco. Antonio verticalizza, scusa un attimo, Pasquale. Allora verticalizza anche di più rispetto a Jorginho. Ma sicuramente, quindi noi abbiamo ritrovato un Gragmani che era stato relegato in panchina ed è forse il miglior acquisto che abbiamo fatto quest'anno. Non si sa perché. Perché si fidavano troppo della coppia Manolas-Koulibaly. Manolas invece praticamente in due anni ha fatto giocare Bagayoko e Fabiani, che insieme non potevano proprio giocare. Era una coppia rallentatore. Per chiudere comunque le note positive, prima ho parlato delle note negative. Le note positive di oggi sono il 115° gol di Insigne, che lo porta nella storia del Napoli, anche se va via ha raggiunto un certo signor Diego Armando Maradona, e quindi sicuramente sta nella storia del Napoli. E poi questo Gulam, praticamente si diceva sempre che ci voleva l'alternativa a Mario Rui, penso che l'abbiamo trovato, perché Gulam sta facendo vedere che anche dal primo minuto può giocare i 90 minuti, e quindi abbiamo acquistato anche l'esterno di sinistra che ci serviva. Poi magari sta in scadenza di contratto, andrà via, va sostituito a giugno, ma io sono convinto che questo ragazzo ha davvero delle qualità, sia come uomo ma anche come giocatore, ancora può dire la sua, quindi sono convinto che l'esterno di sinistra non ci serve più. E Antonio, poi, scusami. Prego. Volevo intervenire un attimo sull'esterno sinistro, che ne approfitto che me l'hai ricordato. Ho sentito prima parlare di Oliveira, perfetto, ok, grandissimo calciatore, ma se dovesse arrivare a gennaio, ricordiamoci una cosa, che solo in un caso può arrivare, con la rescissione consensuale del contratto di Gulam. Diversamente è una situazione di giugno, Claudio, però non convide adesso, perché Gulam sta giocando bene. Cediamo un giocatore che era stato definito morto, tra parentesi, e adesso invece sta dimostrando di avere di almeno di fare due partite di seguito con una certa decenza. Sì, però strategia. Io sono d'accordo, sarebbe curioso che dopo 4 anni e mezzo in cui abbiamo avuto solo Rui, il terzino arriverebbe proprio adesso che Gulam si è ripreso un minimo.
Però da quello che ho capito, nella strategia del Napoli c'è di avere un terzino più forte di Mario Rui. Oliveira, dall'area tecnica e dall'allenatore, mi pare che sia visto come un salto in avanti rispetto a Rui. Quindi se c'è la possibilità di prenderlo subito, il Napoli magari verrà... No, Reinildo mandava, pare che adesso sia più probabile Oliveira. Allora noi comunque, però se avessi visto ancora... Reinildo mandava a Napoli era migliore, era perfetto, l'ho visto giocare. Pasquale, io non lo so, però perdonatemi, mandava... no, perdonatemi per capirci, abbiamo 15 partite di campionato e almeno 2 di Coppa. Se si può migliorare nel ruolo, perché io anche oggi sul gol della Salernitana, delle colpe su Mario Rui, per cui quei due sulla fascia con Kirkrida, ce li ho viste, sinceramente Rui ci sta nella rosa del Napoli. L'anomalia è stato averlo come titolare indiscusso per 4 anni. Vero, adesso Goulam sta dando un apporto. Però, voglio dire, se si può migliorare anche subito, se la società non si tira indietro, se il Getafe è d'accordo, io non sarei contrario all'arrivo di un terzino più forte, francamente. No, ma Goulam parte. Goulam partirà. No, ma lo so che Goulam parte, però dico, mi rendo conto, adesso magari non c'hai l'emergenza a sinistra, però se può arrivare un giocatore che ti migliora nel ruolo e trovi l'accordo con la società per farlo venire a gennaio e non a giugno, noi abbiamo ancora una stagione dove teoricamente dopo Napoli-Inter ci potremmo trovare dietro l'Inter. Abbiamo un Napoli-Barcellona che se superiamo il Barcellona potremmo fare finalmente un Europa League da protagonisti. Quindi, quando si può migliorare? Io sono stato virtualmente uno di quelli che oggi pomeriggio si è alzato in piedi e ha applaudito Goulam per quell'azione che ha fatto. Ma pure io, Vince, ma noi ci siamo tutti legati, quello era un grandissimo giocatore. Bisogna essere obiettivi. Se sicuramente Goulam non tornerà mai più il giocatore di prima, cioè come terzo terzino, uno dei primi 3 terzini più forti al mondo, non tornerà. Quindi bisognerà vedere lo standard che lui potrà offrire, e offrire uno standard dopo 3 anni di inattività e dopo tante vicissitudini non lo si può stabilire con 2 o 3 partite giocate bene. No, ci vuole la continuità, ci vuole la continuità. Esatto. Allora andiamo un attimino, volevo tornare da Carmine. Carmine, partiamo un poco da questa difesa del Napoli, cioè io sono incredulo. Cioè, tutti quanti pensavamo, va via Koulibaly, come facciamo? Come facciamo? Senza questo mostro sacro. Io ero depresso, calcisticamente parlando. Anche io. Quindi come fa? Ma invece vedo questo Jesus che mi meraviglio come sia stato il Napoli, se sia riuscito a prenderlo, nel senso che sta offrendo delle partite... Molto. Vincenzo, ti completo così puoi hai facoltà di parlare. Sì. L'altra cosa è Rahmani, vi siete accorti che forse nel piccolo sta facendo il lavoro che faceva il Biol? Cioè, praticamente ha dato al duo difensivo una sicurezza enorme, perché è lì che chiude quando bisogna chiudere, occupa la posizione giusta in difesa, cioè, quindi sta facendo quello che noi anche qui volevamo, un sostituto della Biol, l'abbiamo trovato. Carmine Restuccia, a te. Prima si è parlato anche durante la telecronaca dicevano qui di Manolas. Manolas era stato preso e tutti, iniziando da me, eravamo contentissimi dell'acquisto di Manolas, perché pensavamo tutti quanti che poteva fare proprio il classico muro difensivo con Koulibaly. Alla fine, io uno dei giocatori, in verità, e questo mi rifaccio a quello che ha detto adesso Vincenzo, uno dei giocatori che rimpiango di più in assoluto è stato proprio Raul Albiol, perché era quello lì che insieme a Koulibaly compensava anche a livello di esperienza, no? Perché parliamo di un giocatore che ha giocato tanti anni in Real Madrid, campione d'Europa, campione del mondo, eccetera eccetera, cosa che Manolas non riusciva a pallone. Non ho capito? Manolas non so uscire col pallone come faceva il Biol. Esattamente, esattamente. Non era complementare a Koulibaly. Perciò esattamente, Manolas stesso. Quindi il metro di giudizio. Il metro di giudizio della società, il metro di giudizio
anche nostro, no, nell'assistere alle partite, è stato chiaramente completamente disilluso. Rakrami, che io vedendo le partite, che non vedo solo il Napoli, vedo anche le altre partite, vedo il calcio internazionale e tutto. Rakrami a me piaceva già molto nel Verona, anche se giocava con la difesa a tre, perché lui giocava praticamente esterno, faceva il centrale. Centrodestra, esattamente. Quindi per me non è stata una sorpresa, anzi io veramente ancora oggi, credetemi, mi faccio le croci che Gattuso l'ha fatto giocare la prima volta dopo sei mesi, perché contro la Juve mi sembra che giochi contro l'Udinese. Carmine, un breve inciso, io ho avuto la stessa sensazione tua, io ho seguito la Campania nel Verona, a Verona, e lo ritenevo uno dei più forti centrali italiani, assolutamente. Sì. Napoli, e io non riuscivo a capire perché non giocava, l'ho chiesto a tante persone, non riuscivo a capirlo. Vai, i misteri. Gattuso chi è? Gattuso chi è? Guardate, che posso dire una cosa su Gattuso? Gattuso fece acquistare a gennaio Lobotka e Demme per giocare 4-3-3 e devo dire che fatemi finire un attimo. Allora, acquistando Lobotka e Demme, aveva sistemato quella squadra che non riusciva a sistemare Ancelotti, perché col 4-3-3 il Napoli aveva ottenuto ottimi risultati, era arrivato quasi in Champions. Peccato che la partita Napoli-Verona che non dimenticheremo mai. Poi inizia la stagione nuova. No, ma inizia la stagione nuova e proprio i due acquisti voluti fortemente da Gattuso finiscono in panchina nel dimenticatoio, perché Gattuso si impunta a passare al 4-2-3-1 che aveva fatto già fallire il progetto di Ancelotti. E proprio questo. Non c'era un filtro adeguato a centrocampo, i due difensori Manolas e Koulibaly non erano in grado di affrontare questa voragine che si creava a centrocampo, e perciò è fallito il progetto, perché tutti e due con un 4-3-3 potevano dire la loro, giocando sempre di anticipo, ma quando vengono presi in velocità sia Manolas che Koulibaly, anche con Benitez si vedeva questa cosa, anche Albiol preso in velocità prendevano gol. Voi vi siete dimenticati forse Davide Lopez, sì, ma vi siete dimenticati di una cosa. Ricordatevi una cosa, che Jorginho e Koulibaly avevano le valigie pronte che dovevano andare via dopo il progetto, e invece Sarri, passando al 4-3-3, li rivalutò in maniera totale. Quindi vuol dire i giocatori messi nelle condizioni ottimali di giocare possono dire sempre la loro, ma quando li metti fuori posizione o diciamo in un ruolo non adatto, non è detto che possono dire la loro. Lobotka era stato buttato via, adesso è diventato fondamentale, specialmente in questi ultimi. Perdonatemi, io sono un problema di batteria. Faccio l'ultimo intervento perché ho un problema di batteria e quindi vi lascio. Quindi giusto questo. Allora, io su Gattuso, allora, che Spalletti sia un miglioramento netto rispetto a Gattuso, siamo tutti quanti d'accordo. Io non sono uno di quelli che gli butta la croce addosso, che io sulla Coppa Italia non ci sputo sopra. E sinceramente l'unica cosa mi ha fatto un po' specie in settimana, anche Lobotka, dicevano che ero grasso. Lobotka oggettivamente l'anno scorso era molto molto sovrappeso, e sinceramente se l'allenatore ha sbagliato con lui, è pur vero che se ci sono stati dei periodi in cui poteva avere dei dubbi a impiegarlo, non era in una condizione fisica. Sì, Marco, però scusami, quindi no Pasqua, però perdonami, il giocatore prende 2 milioni di euro l'anno, ti devi far trovare in condizioni quantomeno cristiane, quantomeno umane. Marco, l'anno però scorso Granada Napoli. Scusami, lui però ebbe quel problema alle... Indubbiamente, Francesco, io posso buttare la croce addosso su Gattuso. Cosa ti viene dato, che non è proprio quello di... Penso per le tonsille, però credo che era evidentemente sovrappeso. No, Pasqua, ma su Elmas possiamo dire che hai ragione, cioè nessuno dice questo, però il giocatore l'anno scorso
veramente non era in condizioni fisiche presentabili. Su Manolas Koulibaly, Ancelotti diceva che avremmo giocato con una difesa molto alta e si è inventato il secondo anno, che lui dal primo anno ha fatto bene, il primo anno è arrivato secondo, dovevamo fare questo famoso calcio liquido senza incontristi a centrocampo perché avevamo Allan separato in casa. Però Manolas e Rachmani ci fanno capire forse una cosa: io non sono uno di solito molto tenero con la gestione della Laurentiis, anzi, anzi. Però dico, anche sul discorso del calo monte ingaggi, Manolas è un giocatore di quelli che tutti volevamo, 4 milioni e mezzo, 9 milioni lordi, ed è stata una delusione il rapporto al prezzo. Rachmani è un acquisto che comunque è arrivato in sordina, che parliamoci chiaro, sì, chi come noi vedeva il campionato italiano sapeva che era un buon difensore, però il colpo era Manolas, quando è arrivato l'abbiamo, Rachmani non l'abbiamo atteso. Utilizzato male, utilizzato molto male, questo è... Utilizzato perché molto Manolas, male. Quindi in penso assoluto questo non era un cattivo giocatore, non era un cattivo giocatore, anzi, era un signor giocatore, ma in quel modo di giocare non ci stava bene. Antonio, perdonami, su Manolas... Scusatemi, anche nella Roma Manolas lo dicevano tutti e poi era fortissimo negli anticipi di testa e di difesa. Esattamente, però, quindi... però sì, però non poteva uscire palla al piede fuori, non era il tipo da dare da fare una vita in posizione. Molto soggetto. Marco, vai. No, proprio sogno del dolore, appena lo tocca si fa male. Giusto per chiudere, quindi Manolas, appunto, il discorso è questo: a volte noi, ma anche io mi ci metto da tifoso, inseguiamo giocatori già affermati, però probabilmente in un'ottica futura, se arrivano dei giocatori di non grandissimo nome, può darsi che abbiano una resa maggiore di quelli che percepiscono stipendi più elevati. Faccio un esempio: a me un difensore che farebbe piacere se il Napoli dovesse acquistarlo in futuro è Gatti del Frosinone. Marco, ma Zanoli non dovrebbe essere invogliato ancora di più, non dovrebbe giocare ancora di più, perché io anche oggi ho visto qualità tecniche non indifferenti di questo ragazzo. No, ma io spero, allora l'anno prossimo il Napoli dietro di Lorenzo un terzino destro lo va a prendere, perché Malquiva a parametro zero e non mi pare gli vogliono rinnovare Marco, il contratto. Io oggi ho visto sovrapposizione di Zanoli, sovrapposizioni, velocità sulla destra, cross, dribbling. A me impressionò molto già nel finale della partita a Varsavia, un giocatore che non aveva mai fatto una partita in campo internazionale, gli ultimi 10 minuti sembrava un giocatore veramente di alto livello. Ma speriamo, secondo me, però su Di Lorenzo io dico una cosa: quando si parla del mercato futuro, tutti noi, parliamoci chiaro, vorremmo cedere i giocatori che non tanto ci piacciono. Il mio timore invece è che, contrariamente a quello che pensiamo, il Napoli per fare cassa potrebbe anche vendere dei giocatori che non vorremmo vendere mai. A me Di Lorenzo, col campionato che sta facendo, sono convinto che qualche grosso club tipo l'Atletico Madrid, che questo è uno che facciamo tutti gli scongiuri del caso, chiaramente non si ferma mai. L'anno scorso ebbe un calo, però è nazionale, e sta giocando nazionale sempre bene. Questo è un giocatore, secondo me, veramente da top top club, non che il Napoli non lo sia. No, Marco, scusate, è una garanzia per un top club, ma ti dico, lo sapete meglio di me, perché il fatto di assicurarti quella media prestazione sempre nel corso di tutta la stagione per un top club è la fortuna, perché il top club può avere anche fuori classe il giocatore di dispessore, però come ho detto io prima, il giocatore ogni tanto ha degli appannamenti, deve essere sostituito, no, questo di Lorenzo, no, ma se pensiamo, scusatemi, che tutti 4 anni fa volevamo Versalico, lo prese l'Atletico Madrid, è un po' per problemi fisici, un po' per resa, ha avuto una resa molto mediocre. Penso che appunto un club tipo l'Atletico, giusto per riflettere su quelle che possono essere squadre che hanno necessità nel ruolo, questo è un mio timore, nel senso che il Napoli, dovendo un po' dal punto di vista economico ridimensionarsi, non riuscendo ad avere offerte da giocatori che sarebbero sacrificabili, io penso, per esempio, io cederei Lozano, ma Lozano secondo me questo mercato non lo avrà. Io ho il timore che possano arrivare offerte su giocatori come Lozano, no, voglio dire, come Di Lorenzo, come lo stesso Rachmani, perché sì, dimmi Pasquale. Marco, un grande club lo cediamo, lui vuole andare in un grande club, lui ha detto che è un giocatore da grande club,
Sano non è un giocatore da grande club, lo so, ma lo vedete per andare in un grande club. Alla Salernitana lo vediamo. Lo sappiamo lo Zano chi è. Non è un giocatore da grande club, è un confusionario. Signori, vi saluto, scusatemi che la batteria mi sta abbandonando. Scusate, io vi voglio ringraziare Marco Bruttapasta. È stato veramente un grande piacere. Ci vediamo la prossima, dopo la sosta, sicuramente. La prossima partita. Sì, sì, grazie. Sì, sì. Dopo Venezia Napoli. Grazie, ciao. Grazie per essere stato con noi, perché sei stato prezioso, devo dire. Veramente. Vi ringrazio, grazie. Veramente. Un abbraccio. Ciao. Buona ciao. Sosta. Bene, io volevo ciao. Rispondere, posso un minuto, sì, Antonio, 30 secondi. Dare la linea a Francesco che da tempo. Sì, no, mi servono 30 secondi. Ragazzi, io devo salutare. Vi chiedo scusa, vi devo salutare anche io. Vi mando un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Alla prossima, Carmine Restuccia, grazie per aver partecipato. Ciao ragazzi, grazie. Forza Napoli sempre. Ciao. Una delle domande che si era posta all'inizio della trasmissione il nostro amico Vincenzo Vitiello era: è il caso di fare questa trasmissione subito dopo la partita o parlarne il giorno dopo a freddo? Io dico che le emozioni in movimento sono quanto di meglio ci possa essere per un giornalista, quindi ben venga questa trasmissione subito dopo la partita. Grazie, però è possibile grazie. Per esserci quando ogni volta che sarà possibile. Io ti ringrazio Antonio perché sì, hai centrato il mio pensiero tra l'altro, no? Perché le verità stanno secondo me sempre nel mezzo e come ho detto il giornalista a caldo vede a caldo e dice, deve dire, deve riportare quello che vede al momento. È chiaro che dopo ci sono delle riflessioni che si fanno, ma a volte alcune riflessioni possono anche potrebbero distorcere un pensiero, potrebbero anche distorcerlo. Quindi la verità sta nel mezzo. Io credo che, come tu giustamente hai detto, interpretando il mio pensiero anche, che a caldo si vivono delle emozioni che valgono la pena vivere. Allora, Francesco Esposito. Francesco, allora, dopo la sosta, il Napoli si gioca, secondo il mio modestissimo parere, si gioca tre quarti di stagione. Cioè praticamente ha una doppia partita, Venezia-Inter, Venezia e l'Inter, dovesse fare il colpo, il doppio colpo, il Napoli, indipendentemente da quello che faranno gli altri, il Napoli sarà lì molto in alto e si giocherebbe lo scudetto proprio fino all'ultima giornata. In più, caro Francesco, c'è Napoli-Barcellona. Una tua valutazione. Allora Enzo, prima si parlava un po' di guardarsi dietro, guardarsi avanti per la partita di stasera, no? E io penso che, come si dice, fatto 30, proviamo a fare 31, perché dobbiamo guardarci ancora alle spalle e non pensare invece di guardare avanti? Siccome io penso che la Juve, per come si è, quello che abbiamo visto dall'inizio del campionato, io non credo abbia la forza mentale e nel gioco di poter risalire, a questo punto io stasera preferirei che il Milan perdesse, sinceramente. Io non voglio ancora perdere la speranza perché stiamo al 23 gennaio e quindi io perché devo precludermi un traguardo e pensare di guardarmi le spalle e pensare stasera che la Juve non ci faccia il favore di mandarci il Milan dietro? Francesco, sinceramente io non so loro cosa ne pensano. Il Juventus è sempre brutto. Cosa? Quando vince la Juventus è sempre brutto. Ma quello sì, però purtroppo quindi, a priori, però è meglio che la Juventus perda. È un fatto perché di convenienza, perché se vogliamo guardarci le spalle, allora dobbiamo sottolineare pure che ieri l'Atalanta non ha fatto. Ragazzi, più. Ragazzi, ma esistono anche i pareggi, esistono anche i pareggi. Il pareggio è stato più giusto per noi. In un campionato dove la vittoria è tre punti, il pareggio è come una sconfitta il pareggio. Allora, agganciandomi quindi a quello che mi hai chiesto, diciamo che in base a stasera ovviamente noi abbiamo questo mini ciclo di due partite più il Barcellona di mezzo, che forse viene in un momento buono dove noi praticamente avremo tutta la squadra al completo, perché penso che probabilmente tra Koulibaly e Anguissa uno dei due tornerà presto dalla Coppa d'Africa, che non credo che vadano avanti. Non so, sinceramente
Non vorrei che la squadra avesse il discorso del braccino corto e pensare di fare uno scatto nel campionato e rinunciare a quella partita, perché il Barcellona in questo momento pure è una squadra che sinceramente è battibilissima per le varie defezioni che ha, anche problemi interni con Dembélé, il mercato. Quindi io voglio essere ottimista, almeno fino a marzo voglio vincerle tutte e sperare che il Napoli, con i recuperi che ha fatto di tutti i giocatori, riesca quantomeno a portare avanti fino a marzo tutti gli obiettivi che gli sono rimasti diciamo percorribili. Per questo okay, io dico stasera, allora, a questo punto, sì, se voi dite un pareggio, no, io preferirei la vittoria della Juve, vi dico la verità sinceramente. Oh, mai, non mai, mai. Lo so, però decidiamo se vogliamo fare i tifosi, sì, allora, obiettivi, sì, sì, o i tifosi emotivi. Allora, Francesco, un obiettivo, allora, io, allora mi rivolgo a Claudio Mellone. Sposo quello che ha detto Francesco, insomma, in parte. No, allora, il Napoli non è partito per vincere lo scudetto. Il Napoli non è stato costruito per vincere lo scudetto. Il Napoli ha ancora qualche limite per vincere lo scudetto. Però, scusatemi, qui stiamo parlando di sport, di agonismo. Noi ci troviamo, dovessimo vincere a Venezia e con l'Inter e con la rosa profonda che ci troviamo, la rosa profonda. Ma io perché mi dovrei accontentare? Io vorrei giocarmela fino all'ultimo, che poi dopo magari non la vinciamo, ma vorrei giocarmela fino all'ultimo minuto del campionato. Cosa ne pensi, Claudio? Allora, Vincenzo, Francesco ha perfettamente ragione in quello che ha detto. Io l'ho sentito e ha detto delle cose abbastanza interessanti, soprattutto quando si è riferito ai calciatori che dovranno tornare dalla Coppa d'Africa. Il problema adesso è che il Napoli deve affrontare l'ennesima piccola che ieri ha dato non pochi problemi all'Inter, anche se, vedendo la partita, l'Inter non è sembrata la solita macchina schiaccia sassi. Il Napoli dovrà andare. Claudio, se non trovo un altro mestiere a Mazzoleni, non c'è sta niente da fare. Cioè, fin quando Mazzoleni. Allora, Marchetti è giovanissimo. Marchetti è un arbitro giovanissimo. No, Vincenzo, scusami, tu lo sai. Però là un arbitro che non è giovanissimo, perché lui va col gomito, cioè là è ampio il braccio. Sì, però il braccio. Attenzione, fin quando non c'è il cambio palla, fin quando non c'è stato il cambio palla, il VAR Mazzoleno poteva intervenire, non l'ha fatto. Poteva intervenire. Allora, Pasquale, scusami, lei è un fatto tecnico, perché hanno giudicato che c'è stato un tocco del giocatore del Venezia che ha fatto rimettere in gioco un'altra azione, e quindi sto parlando del fallo di Zego su Modulo. Sul gol. Sì, e non l'ha potuto. La Mazzoleni deve intervenire a dire, guarda, almeno va a vedere le immagini. È impossibile che tu non annulli quel gol, perché quello non se l'ha fatto solo lui, quell'ematoma. Quello si vede che poi lui alza il gomito e fa solo... ma il fallo c'è, però tecnicamente hanno detto che il fondamentale non potevano intervenire, perché... che l'hanno buttata in caciara. Perdonatemi, parlando di Mazzoleni, parliamo sempre dell'ovvio, ok? Cioè di colui che comunque è super partes in ogni partita, che lui sta a quella maledetta macchina del VAR. Lui riesce a fare e dare sentenze inopportune come quando vuole, perché di falli fatti da Dzeko su Modulo noi ne abbiamo visti a decine, e puntualmente il VAR è sempre intervenuto e ha sempre dato ragione a colui che ha subito il fallo. Io ve lo ricordo, anche se voi lo sapete benissimo, ce lo ricordiamo tutti. Vi ricordate, a parte, quella è una partita dannata, quello è uno scippo a parte. Vi ricordate, ragazzi, ma credo che abbiamo perso Vincenzo, non lo vedo più, non so se sta per rientrare, lo vedo io. Vi ricordate Milan-Napoli, quel calcio di rigore chiamato e poi non dato per quel presunto fallo di Zielinski, per l'intervento di Zielinski sulla gamba del giocatore del Milan? Sì. Ce lo ricordiamo tutti. Quello è un falletto
che in campo se ne vedono tantissimi. Allora partiamo dal colore della maglia, perché la maglia è quella che è importante. Quando c'hai un potere, quando hai iniziato ad avere un potere, l'asse si sposta a proprio piacimento. Non dico il nome del partito, ma una volta si diceva: dove tira il vento, là si buttano quelli là. Così erano definiti alcuni di una corrente politica. Purtroppo adesso conta il VAR, e quando il VAR non interviene c'è poco da fare. Non si può andare avanti in questo modo, lo sappiamo, però è così. Allora bisogna fare mente locale su quello che si va ad affrontare di volta in volta. C'è il Venezia, benissimo, andiamo dai lagunari, espugniamo il loro campo e ce ne torniamo. Viene l'Inter, dobbiamo giocare e affrontare l'Inter come si deve, perché non è possibile perdere ogni qualvolta l'occasione importante per una distrazione, per un qualunque motivo, per un VAR, per un arbitro. Se ti danno una cosa contro, devi metterci il tuo e farlo altre volte, tentare, tirare, comunque devi essere più forte degli altri. Questo deve entrare nella mentalità di tutti i calciatori del Napoli, perché che noi non siamo amati, questo lo sappiamo, è alla luce del giorno, lo vediamo in ogni momento, però dobbiamo essere più forti di loro. Se non ne siamo capaci, ce ne facciamo una ragione, abbiamo, Claudio, il diritto di provarci. C'era solo un periodo dove nessuno ci poteva fare nulla, quando c'era Diego, nessuno poteva fare nulla, perché Diego, anche quando vincevamo, qualcuno se lo ricorderà, Diego parlava, denunciava le distorsioni del calcio. E Diego aveva una risonanza mondiale. Quando Diego parlava in Italia, lo ascoltavano in Brasile, in Argentina, quindi aveva una risonanza europea e mondiale. E Diego, come fece Bagnoli quando vinse lo scudetto, Bagnoli col suo Verona, forse voi non lo ricordate, il Verona vinceva 2-0 e Bagnoli accusava il sistema, vincendo 2-0, perché diceva che qualcosa non era andato alla perfezione, si buttava avanti. Insomma, ecco qua, un Fiorentino Napoli, un arbitro milanese, sì. Si erano due gol, non era un rigore su Bagni, quello fu il gol, ma Maradona giustamente si ribellò. Maradona 7 giorni su 7 parlava del sistema calcio, quindi avendo una risonanza mondiale ci pensavano ben due volte, a parte che allora erano tempi diversi, la Juve, la Fiat era in deficit, la Fiat mandava in cassa integrazione, aveva dei problemi notevolissimi, però il potere, il palazzo ci pensava prima di fare alcune cose, ci pensava molto bene. Non c'era la Fiat, ma c'era Mediaset in quel periodo. Mediaset, appunto. Era nascente, diciamo così, nascente, ecco. come potere. Allora, sì, è vero, Claudio, che deve essere più forte. Io non voglio fare il vittimista. Il Napoli deve essere più forte di tutto e di tutti. Però questo non riguarda solo il Napoli, abbiamo visto cosa lo fanno in tutte le partite clou. Quante volte l'Inter si è beneficiato, cominciando da quel fallo di Obianic di 2 anni fa, ad oggi, con quello che è accaduto oggi. Quei campionati si falsano totalmente. Ieri il pareggio del Verona e della Venezia sarebbe stato il minimo accettabile per come era andata la partita, figura. Vero, è così. Se fosse stato un pari sarebbe stato il risultato più giusto per quello che si è visto sul campo. Esatto. Che poi gli episodi cambiano a seconda di chi siete dietro il tavolino, dietro il VAR. È una cosa scandalosa, è scandalosissima, però purtroppo non le possiamo cambiare, assolutamente. Perché fin quando ci stanno certi personaggi, purtroppo la situazione è sempre la stessa. Chiudo il discorso, basta ricordare che io non voglio parlare male di nessuno, però allora Mazzoleni come arbitro giudicano i fatti, nessuno l'ha mai elogiato.
come arbitro, e quindi è stato un arbitro molto 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 sfortunato, mediocre, fate voi, fate voi. Come... In 8 giorni l'anno scorso ha cambiato la storia di un campionato, sì, sia sì, quella del Cagliari che quella del Benevento. Esatto, ma io dico come arbitro, parlavo come arbitro, insomma, e si lamentavano tutti. Sì, cioè, allora, come arbitro si lamentavano tutti, ma tutte le sue partite erano chiacchierate, tutte. E più si lamentano le persone, più fanno carriera questi arbitri. Esatto. Al VAR trovatemi una sola partita dove è stato Mazzolini e non è successa una contestazione. Quindi, quando un sistema va avanti in questo modo qui, significa che bisogna andare avanti in questo modo qui. Non ci sono alternative. In una situazione diversa, un sistema, diciamo così, più... dove gli interessi che ci sono enormi, se non ci fossero gli interessi enormi, un sistema onesto direbbe: un momento, aspettate un momento, vediamo le cose come devono andare. Innanzitutto non esiste solo Mazzolini, punto primo. Esistono una miriade di arbitri che possono andare al VAR. Esistono una miriade di arbitri che possono andare al VAR. Come mai non ci vanno? Come mai Mazzolini e Orsato sono sempre lì presenti quando gioca una partita dell'Inter o della Juve, l'Inter e Milan, una partita che è decisiva? Come mai? Come mai non c'è un altro arbitro giovane, per esempio Marchetti? Come mai non c'è Marchetti quando il Milan deve giocare qualcosa? No, scusate, no, così non va, secondo me. Perché dovrebbero essere i migliori, e quindi nelle partite importanti dovrebbero andare i migliori arbitri. Dovrebbero. Appunto. Io penso solo una cosa: Moreno in Italia avrebbe fatto una carriera eccezionale, guardate. Moreno in Italia avrebbe fatto l'avrebbero insignito del pallone d'oro come arbitro. Allora, dovere di cronaca, la Roma vince 2-0. Sì, bene. Dovere di cronaca, la Roma vince 2-0 a Empoli, siamo prima Abraham e adesso Mancini. Ok. More, adesso vediamo un po' stasera che succede col big match. Comunque, ragazzi, è stata la prima puntata, è stata una puntata un po' sperimentale che io spero di migliorare con sovraimpressioni, con altre alchimie. Questa è una trasmissione satellite della rubrica settimanale che va sul digitale terrestre. La rubrica settimanale Terzo Tempo va sul digitale terrestre. L'anno prossimo io spero di averle tutte e due sul digitale terrestre, però per quest'anno c'è quella che io faccio il martedì prossimo. Chiaramente io ho creato questo gruppo, sono contentissimo, è un gruppo di amici, è un gruppo di persone molto molto preparate. Chiaramente facciamo pure un'azione fluttuante. Io vi dico che significa, nel senso, se qualcuno di voi può partecipare alla trasmissione del martedì che tengo alle 9:30 e andare sul digitale terrestre, lo può fare tranquillamente, me lo dice, lo può fare tranquillamente. A me viene subito dopo la trasmissione che faccio io il martedì alle 19, quindi per le 20 finisco, qualche volta posso partecipare. Sì, alle 9:30, guarda, noi, allora, già martedì io lo dico con tutta la scaramanzia del caso, con tutte, martedì dovrebbe intervenire a Terzo Tempo, al rotocalco settimanale, un grandissimo giornalista della carta stampata. Quindi, mentre fra 15 giorni interverrà una grandissima giornalista. Quindi ci sono degli ospiti pure importanti. Ragazzi, comunque questo è un altro discorso. Ho fatto un po' di pubblicità anche alla trasmissione del martedì. Io vi ringrazio davvero di cuore. Vi ho conosciuto, alcuni li conoscevo, è chiaro. No, sono Claudio, conoscevi Svizzera così in Spagna. alcuni li conoscevo, altri ho avuto una piacevolissima sorpresa, iniziale da Antonio Mele, Francesco Esposito, Marco Bruttapasta, siete tutte delle persone eccezionali, vi ringrazio di cuore e grazie per essere intervenuti. Grazie a te per averci invitato. Grazie, è stato un piacere, spero possa andare avanti.
Io mi volevo legare a una cosa che ha detto per salutare naturalmente gli amici. C'è una domanda a cui non possiamo dare risposta questa sera ed è: questo Napoli è da scudetto? E la risposta la daremo fra un paio di settimane dopo che abbiamo giocato con l'Inter. Bravissimo, bravissimo. Infatti non lo possiamo dire. Mentre, bravo, bravo Antonio, mentre fra due settimane è proprio una domanda, io l'aspetto questa domanda, insomma, è la domanda più pertinente possibile e immaginabile. Ok, va bene? Vabbè, d'accordo. Un saluto a tutti gli amici che ci hanno seguito e alla prossima. Allora, sì, invito soltanto a seguire... Allora, invito soltanto certo. Gli ascoltatori... Fernando, siamo amici. L'ha fatto, grazie. Okay, ok, allora invito soltanto gli amici a seguire anche la sigla finale, che è bella, della nostra artista Daniela De Luca, che fa parte dello staff di Terzo Tempo, è una grande artista a 360 gradi, compositrice, cantante, attrice, e ha debuttato addirittura adesso in Rai, e quindi un ringraziamento a Daniela De Luca. La prossima, fra 15 giorni, speriamo che tutto vada bene. Forza Napoli e grazie a tutti. Grazie a te. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Sempre Forza Napoli. Sempre. Una diretta streaming Facebook per qualcuno può essere banale, per noi è unione, condivisione, significa libertà di espressione di pensiero con rispetto, ed è per questo che tutti noi ci mettiamo la faccia e soprattutto il cuore. Parte tutto cosa lo cuore, lo vero Dani? Volta fra, o sai che in dorma, e vera fra, non piglio suona, pensa sta vita, che domani partita, chi sai e chi scende, e chi sarà voglia, chi carica le foglie, e un vamo che corra, chi tene palazza, e a chi già brucio mazza, certi facci innocendo, sue medie fatiente, da spalla senza curtilla, che sta stipa sempre, non è mai contenta, chi la da stipa sempre, ma anche contenta, non è mai contenta, e pazienza, pazienza, sta volando su di erba, una voce lontana, ma parla d'amore, l'ha già aperto sto cuore, mettrà su tuo calore, chi vince e chi perde, che stia vera vittoria, non suoi soldi e mia gloria, frate era pocora, che stia vera vittoria, non suoi soldi e mia gloria, o sento calore, parterò, parterò cuore, parterò cuore, parterò cuore, ogni cosa. Parterò cuore, parterò cuore, parterò cuore. E si vuo cagno munne cagna tu, e si vuo cagno munne cagna tu, e si vuo cagno munne cagna tu, guaio. Cagno munne cagna tu, e si vuo cagno munne cagna tu, e si vuo cagno munne cagna tu, guaio. Tu ci pensi, Totò, se tutto quando era pessimo ancora, se cagnasse sto munna con un po' d'amor. E si vuo cagno munne cagna tu, guaio.